Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale, bentornati nella campagna, bentornati al podere, bentornati insomma in mezzo alla natura, al caldo, al fresco, insomma dipende dalla stagione, ma in mezzo alla tranquillità, la cosa più importante per me. Allora, una cosa che facciamo oggi è la rincalzatura dei finocchi, infatti non so se li vedete, questi qua sono tutti finocchi, li andremo a rincalzare. Ieri ho fresato, per cui adesso è bella morbida. Non ho fresato di sopra, se vedete qui, perché ci sono ancora i borlotti da andare a raccogliere. Sono quei borlotti che, non so se avete già visto il video, se no ve lo potete andare a vedere. Li sto facendo seccare sulla pianta in modo che mi recupero le sementi. Benissimo, ritorniamo al discorso dei finocchi. Andiamo a rincalzarli, questa è la prima rincalzatura. Facciamo una rincalzatura leggera, ora vediamo. Perché il finocchio almeno una o due volte va rincalzato. È circa 3 settimane abbondanti che l'ho trapiantato, per cui possiamo andare a rincalzarlo. Prima di rincalzarlo ho intenzione di metterci un po' di concime. Ecco qua, ci diamo un po' di concime, ho preso 2 sacchi, però me ne basterà uno. Il resto lo vado a dare un po' anche alle altre piante, tipo i cavoli e altre cose. Questo è concime di pollina organico, per cui è tutta roba biologica, cioè proviene da allevamenti che non usano antibiotici, e sotto invece è il classico stallatico. Lo mescoliamo e lo andiamo a dare un po' ai nostri finocchi. Lo mettiamo tutto lì vicino, diciamo, alle piantine, e poi dopo andiamo a rincalzare. Ok, iniziamo il lavoro. Ok, iniziamo a concimare. Un consiglio che vi do: usare i guanti, perché le mani vi cuociono. Ok, adesso praticamente abbiamo finito di concimare e andiamo, infatti vedete, non so se si vedono, eccole qua, tutte queste grandi linee qua, queste, tutto il concime pellettato, andiamo a rincalzare. Io uso questo zappone. Eccolo qua, è bello largo, e andiamo a fare una leggera rincalzatura, la prima. Io ne farò penso 2. Ora vi faccio vedere.
abbiamo finito di rincalzare, per cui adesso aspettiamo che crescano un altro po', almeno un altro mesetto. Poi cosa farò? Qui freserò tutto, perché intanto andrà tutto insomma alla malora lì. Freseremo, e per cui rincalziamo da questa parte per bene. Quindi niente, il video è finito. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel like, commentate e fatemi sapere se anche voi li rincalzate, quante volte. Insomma, è il vostro metodo. Ciao a tutti, se vi è piaciuto ve lo ridico, iscrivetevi al canale. Ciao!